mentre la Campania e la Lucania passava per l'appunto proprio più o meno in questa area. In epoca, chiamiamo così, campano-sannita o se volete osca, proprio diciamo, la linea che congiunge la penisola sorrentina sul Tirreno con all'incirca il Gargano sull'Adriatico, era una linea di confine che non era paradossalmente linguistica, perché la lingua era la stessa, o più o meno la stessa, ma era una linea, diciamo, di partizione culturale. La partizione culturale era messa in forte evidenza dall'alfabeto, e l'alfabeto era, lo vediamo perfettamente, nella scrittura osca, o addirittura potremmo dire perfino pre-osca, perché già nel V secolo, messo appunto, si parla di osco, diciamo, proprie dictum a partire dal IV secolo avanti Cristo, ma già almeno dal VI e con tutta evidenza dal V c'è questa partizione alfabetica, cioè un alfabeto di tipo greco-acheo che si trova già a partire dalla località di Fratte di Salerno, dove, come sapete tutti, sono venuti alla luce vari documenti sia in lingua greca sia in lingua appunto italica, comunque di fatto con connotati già oschi di V secolo, che presentano un alfabeto di tipo greco, mentre in tutta l'area sorrentina e nocerina il tipo alfabetico è ben diverso. E naturalmente, ecco qui il professor Ferraro appunto mi ha portato questo. Io non ho slide da mostrarvi, ma sicuramente le conoscete molto meglio di me, sono ben note, appunto le Oinocoe, o comunque le tre iscrizioni a cui si è aggiunta più recentemente, una decina o 12 anni fa, quella della collezione Fluss, appunto pubblicata da Mario Russo, che ci mostrano appunto addirittura un'identità più che linguistica, addirittura alfabetica. E io qui sottolineo che lingua ed alfabeto sono due variabili che possono andare in parallelo, ma possono anche essere divergenti, cioè si può parlare lingue diverse e usare lo stesso alfabeto, che so, in epoca moderna il persiano e l'arabo, scrivono tutte e due in alfabeto arabo, ma sono due lingue totalmente diverse, oppure parlare più o meno la stessa lingua, ma usare alfabeti diversi, e questo non c'è bisogno di andare tanto lontano dall'altra parte dell'Adriatico, come il serbo e il croato. Lì addirittura la differenza non è solo alfabetico, ma è perfino di regione. Il serbo e il croato sono, insomma, la differenza può essere come tra due dialetti italiani, ma molto vicini, come so, l'abruzzese e il molisano. Però uno scrive in alfabeto cirillico e l'altro scrive in alfabeto latino. Quindi sono aree di gravitazione culturale diverse. Quindi questo ci tengo a dirlo, proprio questa diversa gravitazione culturale che si riflette nell'alfabeto lo si nota appunto particolarmente nell'area che divide appunto il Golfo di Napoli dal Golfo di Salerno nell'antichità. E quindi doveva essere qualcosa di molto forte, molto profondo, per rimanere intatto fino all'epoca romana. Questo è un dato, mi sembra veramente saliente. Ma aggiungo anche un'altra cosa: rimane intatto perfino anche quando cambiano gli alfabeti. Questo che sto dicendo, diciamo, non c'entra niente con la toponomastica, ma è in qualche modo la premessa e la cornice generale, perché se no i nomi stanno appesi così per aria, invece devono stare in qualche modo dentro un contesto, dentro una cornice. E sottolineo appunto il fatto che questa linea di confine alfabetico che passa appunto nella zona, diciamo, della penisola sorrentina fino a Nocera, rimane indenne, intatta, anche al cambiare degli alfabeti. E questo lo si nota perfettamente tra il V e il IV secolo avanti Cristo. Cioè, quando si passa
diciamo così, da un alfabeto treosco, no? Di treosco intendo dire quello che poi noi troviamo nel IV secolo a.C. in poi, a quello propriamente osco. Quindi questi cambiano alfabeto, però mantengono la stessa partizione. Così, nell'area più a sud, quando si passa dall'alfabeto acheo all'alfabeto ellenistico, cioè l'alfabeto, appunto, quello che poi conosciamo, diciamo, dell'alfabeto greco classico, ebbene, pur cambiando alfabeto, però mantengono lo stesso questa linea di partizione. Quindi evidentemente doveva essere un fatto culturale molto profondo. Quindi il fatto che qui, scusate tutto questo discorso lungo, si specifichi che Sorrento, ton campanon, si Strabone vuol sottolineare questa appartenenza, questa gravitazione sulla cultura campana, o almeno lui, che lui era ancora in parte testimone e che avrà trovato nelle sue fonti. Poi aggiungo